make me feel like you're real. Girl, I know you.
but you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. Bella, raga, andiamo. Cambio traccia. Push DJ. Che bella voice. Ciao, Joy. Ciao, Pagazzo. Ciao, Franchino. Ciao, Ricci. Ciao Sago. Proprio lui. Joy, perché ieri non sei venuto? Ieri non sei venuto proprio per niente, o sbaglio? Forse sbaglio. Ciao Sat. Aspettiamo un po' la musica. Ma non è molto molto bella sta musica comunque. Ah, hai ragione, stavi streamando. Hai ragione. Hai ragione che stai streamando. Stai streamando ieri, quando stavo streamando anche io. Hai ragione. Va bene, raga. Ringo. Cringe. Va bene, raga. Allora, come andiamo? Allora, volevo dirvi intanto annuncio, fate punto esclamativo Vodafone.
Dopo in teoria dovrei fare, dovrei postare anche un post su Instagram. Faremo una ci sarà il torneo di Lucca, che sarebbe dovuto essere ovviamente il live, lo showdown alla cattedrale, e questa volta invece verrà fatto appunto online. Forse la musica è un po' alta, adesso la abbasso. E io farò da analyst per il torneo, insieme al buon Sparker e insieme al buon Gugli della community di Counter Strike. Una buona sedia da gaming. Zagar, purtroppo non mi trovi molto preparato sulle sedie da gaming, mi spiace. Quindi ci becchiamo oggi. Oggi mi vedrete live fino più o meno alle 2 massimo, perché poi devo fare un po' di pausa. Poi dalle 4 è tutta la giornata, tutto il pomeriggio. Seguite il torneo di ESL del Vodafone Showdown di Lucca, dove ci sarà anche Educoz, ci saranno anche altri player come Sermi e Lunaris. Sì, Joy. Sì, purtroppo sì. Però io non ci posso fare nulla. Io ho saputo poco fa, in realtà, cioè tipo ieri sera, che dovevo partecipare a questo evento. Cioè che mi hanno chiesto di partecipare a questo evento in qualità di analyst, quindi diciamo che non è un po' così, però vabbè, non importa. Vabbè ragazzi, cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a vedere un po', non continuiamo il game di ieri, perché non mi va in realtà molto di continuare il game di ieri, perché bella break, che in realtà abbiamo già visto abbastanza. È vero che potevamo vedere il T-side da parte dei TSM, ma preferisco andare avanti e vedere il game che invece è stato giocato ieri sera, che è stanotte, che sono, penso che siano questi qui, semifinale o quarti di finale del First Strike Pro Qualifier, cioè tra Cloud9 e Team Solo Mid. Ciao Peschi. E andiamo a vedere proprio, andiamo a vedere loro, perché penso che sia, possa essere un po' interessante. Andiamo a vedere la seconda mappa, che è Bind, quindi cambiamo completamente quello che abbiamo visto ieri, perché ieri ci siamo focussati su su Ascent. Oggi invece andiamo a vederci semifinale, hai ragione Fede, andiamo a vederci questa semifinale, la seconda mappa, che è Bind, quindi cambiamo completamente mappa, va bene? Ragazzi, come avete votato voi sul sondaggio? Nel sondaggio voi avete fatto una votazione su Instagram, sulle storie di Instagram, e io ho deciso chi ha vinto. Hanno vinto Cloud9 2-1. Io ho deciso quindi che d'ora in poi la review, questo overlay che vedete adesso voi con la cam grossa verrà cambiato. Il grafico degli off limits me ne farà uno apposito, molto simile a questo, ma cambiando un po' le cose. Mentre per quanto riguarda l'overlay della review, verrà fatto proprio full screen, così praticamente, dove praticamente rimarrà molto molto pulito. Avremo la possibilità di vedere di più la schermata di gioco, e ci sarà appunto l'overlay della cam degli off limits che gira tutto dinamico, più il pannellino degli off limits sotto. Penso che così possa essere carino. E avete votato in tantissimi, avete preferito questo overlay così grosso, senza nulla, senza, perché capisco che l'altro era un pochino più un problema, no? Perché appunto, come si dice, era un pochino più piccolo la parte del desktop che prendeva, e quindi magari si faceva anche più fatica a seguire. Quindi magari così, visto che è più grande, seguite anche meglio. L'unico problema che succederà, ve l'ho detto anche ieri, che magari quando disegno, magari vado a finire disegno sulla cam, voi fatemelo notare, cercherò di non disegnare da questa parte qui dove c'è la cam, perché magari poi voi non leggete, se devo scrivere o farvi vedere delle cose voi non vedete. Questo è l'unico problema a livello logistico, insomma. Va bene? Sta musichetta mi sta un po' rompendo le palle, cambiamo un po'. Ok, ci siamo. I
Ok, allora startiamo pure, guardiamo pure questo, partiamo pure da questa bind tra TSM e Cloudnine. Come al solito, raga, cerchiamo di fare il lavoro un po' tutti insieme, ok? Quindi non anche io parlo e voi state FK ad ascoltare. Allora, intanto vorrei aggiungere anche un secondo la lente di ingrandimento, così possiamo, se c'è bisogno di fare cose, di zoomare, possiamo zoomare. Look has finally a little bit of a different composition. Vice on the Sova, Felix on the Phoenix, and a little bit of a different. Allora, andiamo subito a fare una comp analisi dei due team. Vediamo da una parte Cloud9 che stanno giocando. Allora, come Sentinel non giocano il Cypher, stanno giocando Killjoy. Bella Pietro. Stanno giocando Killjoy. La cosa in realtà che mi fa abbastanza, non troppo strano, però comunque è abbastanza non spesso si trovano team, questo soprattutto in NA in realtà, che giocano con la Phoenix. Hanno come flasher principale una Phoenix invece che il Breach. Questo presuppone che i Cloud9 vadano a giocare un playstyle molto molto più aggressivo, perché non soltanto hanno una Jett che può provare a delle aggressioni, può provare a giocare molto aggressivo, anche a fare l'entry frag, ma abbiamo anche una Phoenix. Phoenix che con la ultimate ti permette di fare kill, prendere informazioni, ma poi le sue flash sono letteralmente delle flash che gli permettono appunto alla Phoenix di pushare anche per conto suo, a differenza invece del Breach che invece è un flasher più supporter. Quindi i TSM stanno giocando invece comp meta, letteralmente meta comp con Breach, Jett, Omen e Sova. Qui sicuramente dovranno cercare di prendere molta molta più value dalla stessa Jett, da Wardle, ma l'abbiamo visto anche ieri come anche se era un'altra mappa, anche se era Ascent, appena Wardle aveva, almeno questo in City Side, aveva la WP, comunque si cercava in ogni modo di dargli possibilità di prendere quell'entry frag che poi dava al team la possibilità di vincere. Va bene Pietro, va bene. Allora cercherò di farti l'analisi tutto il game instant, tutto il game. La kill juice su side TP di sta mappa è una rottura di coglione, incredibile nei primi round. Allora, la killjoy su B in realtà è vero, è molto molto fastidiosa. Mi piace molto in realtà il fatto che il setup da parte dei Cloud9 con la killjoy sia che non vadano a mettere tutto su side TP, ma in questo caso qui vanno invece a mettere, lasciano l'idea da parte dei ragazzi dei Cloud9 è nel pistol round di lasciare completamente bagni, andare a mettere semplicemente il robottino che permette di prendere info se gli avversari stanno uscendo fuori da bagni, bella determinate, mentre penso, a giudicare da come sono posizionati, i ragazzi dei Cloud9 stanno lavorando per cercare di aggredire nel mid, aggredire proprio questa parte qui di short. No, di short, scusatemi, di fuori Uka. Vediamo come il Sova, probabilmente il long DP andrà a prendere informazioni con la freccia, mentre la Killjoy probabilmente rimarrà in Uka ad aspettare. Considerando che loro stanno giocando in 3 verso il TP, verso short di A, davvero mi aspetto i ragazzi dei Clan Nine che andranno a prendere il TP, o comunque cercheranno di clamparsi verso short, verso fuori Uka, volevo dire, scusatemi. Ci sono ancora alcuni team, Fede, che piccano Brim in realtà, devo dire. Bella Simon. Può essere che TSM abbiano preferito Cypher perché partono come attaccanti? No. Assolutamente no. Ma anche perché ti dico la mia, in realtà il Killjoy ha più value se parti da, cioè, se devo proprio pensarla da questo punto di vista, il Killjoy in realtà è molto forte da cioè, se devi optare tra il nel T-side giocare Killjoy o Cypher, nel T-side secondo me poi ne è più value Killjoy del Cypher. No? Perché il Killjoy in T-side può letteralmente ha una potenziale di post plant molto molto alto, no? Cioè una value nel post plant molto alta.
Quindi in realtà non ha molto senso cosa. Poi ti dico, secondo me ancora nessun team lavora sul piccare una determinata comp in base al side da cui parti. Secondo me sarà una cosa che verrà più avanti, quando ci saranno tanti agents, dove in base al side da cui parti. Questa era una roba che avevo pensato pure al tempo, quando ancora il gioco non era neanche uscito, c'erano i primi leaks, no? Che io volevo sapere se tra un side e l'altro si poteva cambiare comp, eccetera. Secondo me è una cosa che quando ci saranno tanti campioni, tanti agents, i team decideranno di prendere una comp o un'altra, quindi avranno opzioni diverse in base al side da cui partono. Perché è normale che nel momento in cui tu parti da un side vuoi assicurarti più round possibili in quel side lì, perché poi, avendo, che ne so, se riesci a vincere già i 9-3 in T-side, praticamente hai una buona percentuale di successo poi di vincere la partita, no? Sì, esatto, Joy. Ragazzi, stiamo tutti dormendo? Vedo che siano arrivate un sacco di persone, però vedo un sacco di persone che però entrano qua ma non salutano, non dicono nulla. Quindi ragazzi, mi raccomando, non lurcate, che sennò Joy si arrabbia. Grazie Joy. Ciao Brasca, come stai? Come andiamo? Allora, vediamo un po' cosa succede. Allora, c'è una cosa molto strana in realtà da parte di Cloud9. Non da parte di Cloud9, da parte di TSM. In questo pistol. Perché vedo che i TSM decidono di lasciare completamente le lane esterne della mappa. Ciao Shirez. Vedete che lasciano nella default i pistol, lasciano completamente le lane esterne della mappa. Va bene Joy, va bene. Buona carbonara. Lasciano completamente le linee esterne della mappa e probabilmente si aspettano da parte dei Cloud9 dei push su short o su fuori hookah, I guess. No, non stanno puntando un rush. È una default. Qua stanno facendo una default, ma fanno una default sapendo probabilmente che i Cloud9 in city side proveranno a fare delle aggressioni o in hookah o in short. Comunque vediamo. So we're getting something a little spicy, right? The oftentimes when we do see a change of this Cloud9 composition. Ok, allora, cosa molto interessante. Vediamo come l'Omen Insta prende il TP. Lo prende instant proprio. E cosa succede? Vediamo un po'. Loro sanno, hanno la informazione in questo momento che c'è una persona nel TP. Non sanno chi, ok? Ma sanno che c'è qualcuno nel TP. Poi che cos'altro? Andiamo avanti, vediamo. Stanno giocando passivi, giustamente. Ora, cosa succede? Giocano passivi perché? Perché, allora, intanto, cos'è che è successo qua? L'Omen, no, scusatemi, il Sova ha tirato un arrow su fuori bagni. Chi è che ha tirato quell'arrow? Fatemi vedere. Ah no, è l'arrow del Sova. Ok, perfetto. Ho capito qual è l'idea. Ho capito qual è l'idea. Praticamente, il Sova dei Cloud9 va, invece che scoutare il long DB, va a scoutare fuori bagni usando l'arrow nel TP. Ok, quindi prende informazioni lì. Non male questa idea. Mentre il Sova di TSM va a prendere informazioni su mid. Che informazioni ha preso? Ditemi qua. Che informazioni ha preso adesso? Ragazzi, cosa ha visto? Cosa ha visto il Sova? Ha preso informazioni sia della Jett che della Phoenix. Sa esattamente che Jett e Phoenix sono su A, più un player dentro al TP. Giusto? Questo causa, perché sono due per player qua e non hanno controllo di bagni, quindi potrebbe esserci tranquillamente verso bagni qualcuno. Questo causa da parte loro un force verso Uka. Scommetto che scout è long B con il drone dei C9. No, non penso che succeda questo. Penso che i ragazzi dei come si dice, dei Cloud9 volessero forzare gli avversari ad andare fuori Uka. Abbasso leggermente la musica, sì. Come vedete, loro stanno pushando.
how this plays out. TSM is gonna... Allora, come vedete, i TSM stanno pushando. Vedete, hanno messo pressure sia Sova che la Killjoy. Stanno adesso dentro Uka e vogliono clampare gli avversari su fuori Uka, letteralmente, perché c'è l'Omen lì. L'Omen pronto dal TP a flashare, probabilmente. Infatti è così, appena qua su Bros, appena fa la pick su... Ciao Ellie. Appena fa la pick su Mitch, parte la flash. Anche se è un po' tardi in realtà questa flash. Infatti, ecco qual è il problema. La prossima volta quando picca, magari il player dei C9, guardate qua, quando lui picca, qua c'è esatto, il timing con la flash è sbagliato, nel senso che quando tu flashi con l'Omen devi sempre aspettare un secondo, devi sempre aspettare che la flash hitta tutti, quindi vada fino in fondo. E in più un'altra cosa è che invece che piccare istantaneamente, dopo che la flash ha hittato, oltre che piccare istantaneamente, invece che metterti magari in mezzo agli avversari, magari andare a sparare, a prendere gli avversari da un'angolazione in cui gli avversari difficilmente riusciranno da blindati a prenderti, no? Poi in questo caso sono pure in pistol, quindi non hanno un'arma come tipo una R dove tu puoi sprayare e magari hitti a caso il colpo, no? Quindi in realtà questa cosa che è successa non doveva succedere, sinceramente. Nel senso che lui flasha, ok? Apre, vedete come in questo momento qua il Cypher avversario, probabilmente perché la flash ancora non l'ha full hittato, lo vede e ci spara. È giusto fare questa play, ok? Vedete che adesso, se lui avesse aspettato ancora un secondo, lui poteva fare questa cosa adesso. Se lui avesse aspettato letteralmente un secondo, questi erano blindati e lui non poteva fare nulla. In più, oltre alla blind, al blind, quello che poteva succedere è che il Sova, che era qua dietro, poteva andare, lui poteva, l'Omen poteva letteralmente semplicemente flashare e neanche piccare, soltanto baitare gli avversari a girarsi su di lui, e il Sova da dietro se li andava a fare tranquillamente. Ma nessuno è blind, eh? Lì non era ancora nessuno blind. Ciao Alberto, tutto bene? Grazie mille Alex per il follow. Qua letteralmente doveva aspettare mezzo secondo in più e questi erano tutti full flashati. Sì, ma il timing, sì, c'era il cerchio, però il discorso è che tu devi aspettare un secondo, non era ancora full flashato. Vedi che non è... Vedi com'è che è, cioè nel senso non sono ancora full flashati, perché la flash ha appena hittato loro. Li ha appena presi. Perché vedi? Vedi adesso che è appena passato. Se lui avesse... Cioè se, vedi com'è l'occhio della flash nella minimappa che ti fa vedere dov'è la flash. Lui doveva aspettare, adesso avrebbe dovuto piccare. In questo momento qua avrebbe dovuto piccare. Se lui avesse ficcato in questo momento qua... Questi erano blind, ma poi come ho detto il problema oltre al timing è il fatto che lui poteva flashare, forzare gli avversari a girarsi su di lui e poi il Sova andava a piccare, che non se l'aspettava neanche questo Sova qui. E guardate, giustamente, beh, la Aegon, giustamente i suoi compagni che erano in short di A non stanno lì a FK, ma vanno a pushare. E 1v2. Tutti molto bassi di vita. Vi dico, secondo me, se non avesse piccato in quel modo lì e non avesse flashato un po' tardi, perché secondo me ha flashato un po' tardi, perché tornando indietro lui avrebbe dovuto flashare probabilmente appena gli avversari hanno sparato a lui, appena hanno sparato al Killjoy. Vedete il Killjoy qua? Qua non mi sembra che l'Omen sia ready con la flash in mano, perché qua avrebbe probabilmente dovuto flashare prima. Vedete, non so cosa stia facendo, ma qua doveva flashare, doveva avere già la flash in mano. Appena qua il Killjoy spara, in contact, va a flashare. Vedete invece che aspetta troppo tempo? Probabilmente non flasha perché sanno che forse gli avversari rimangono un po' indietro. Quindi forse aspetta un secondo, li forza ad andare avanti. Probabilmente per quello.
Però qua poteva venire molto meglio questa azione da parte dei Cloud9. Peccato. Grazie Sisdo per il follow. Il Sova aveva già preso una pick in nuca, quindi se lo aspettavano. Cosa vuol dire se lo aspettavano? No, non sapevano del Sova qua. Cioè qua non sapevano del Sova. Sova ancora non aveva fatto nessuna pick. Grazie Riccardo nostro. Guarda, qua appena muore Mitch, loro non sanno di Sova. Quando lui flasha. Ah, aveva fatto la pick. Ok, aveva fatto la pick adesso, va bene, ho capito. Questo lo... Sì, adesso aveva fatto la pick, va bene. Però il discorso che, cioè, qua comunque il Sova poteva ripiccare. Comunque poteva essere fatto in modo molto diverso. Cioè, qua non... il Sova poteva anche stare nascosto, aspettare che gli avversari andassero più deep e poi lui flashava. Bella, gioca male. Ora sono 1v2. Entrambi bassi di vita, quindi può essere easy. Infatti Viz pusha. Qua lo sta pushando perché sa che è basso di vita. Qua ha fatto molto bene. Qua Viz ha fatto molto bene a pushare così. Perché andava, era molto molto forte questo push da parte sua. Perché qua ha senso pushare in questo modo così aggressivo, ragazzi. Cos'è che gli ha detto? Pusho, secondo voi? Pusho e non sto FK fermo. Tutti FK, nessuno sa rispondere. Frenzy? No, non è per l'arma che ha. Grazie Darkseid per il follow. Aveva... Allora, lui ha poca vita, però il discorso è che sa anche che gli avversari hanno poca vita. È appena finito. Ok, allora, esatto, allora il discorso è, aveva appena finito il fight qua, comunque sta per finire il trade in questo momento, e quindi lui sa che se aspetta potrebbe essere che gli avversari riescano a muoversi da una parte della mappa gruppati e ci sia un vero e proprio trade. In questo caso qui pensa di trovare gli avversari un po' fuori posizione, infatti è quello che è successo. Grazie mille Tatux per il follow. Soprattutto poi erano bassi di vita, perché avevano poca vita. E quindi è giusto che qua li push, vedi? Non se l'aspettava. Infatti lui pusha e poi continua, vedete? Non aspetta, perché lo sa che è basso di vita. Deve essere aggressivo. Sai che l'avversario ha meno vita di te. Devi andare col cazzo in mano. Qua cazzo in mano, letteralmente. Bella Janmix. Ma come hai imparato tutto del gioco non giocandolo? Beh, non ho ancora imparato tutto del gioco in realtà. Usando la... Boh, provando a usare la testa quando vedo le cose. Cerco di analizzarle. Ci sono tanti player che giocano eppure non sanno giocare, quindi... Into the portal, anticipating maybe presence towards B short. They have Mitch holding the hookah angle. Allora, prossimo round. Sorry, no, not Shinobi. Shinobi jumps in through the portal. They have two players in hookah and then three players towards the A site, ready to hop through the portal and bring the fight to. Allora, i C9 adesso vanno a comprare, giustamente. Abbiamo Tenz che sta giocando con. Ok, sta giocando con il. Con l'unico che ha l'arma, che ha la R, mentre il resto del team gioca con gli SMG. Setup simile a quello di prima. Vediamo che però in questo giro, invece che mettere pressure, invece che stare verso A e quindi giocare verso short, scusatemi, verso Uka, cercando di prendere il TB come abbiamo fatto il round prima, l'Omen e la Phoenix vanno a giocare verso fuori bagni. Quindi vogliono prendere bagni qua, l'Omen e Phoenix. Prendono bagni. Va bene, mi piace questa cosa. Probabilmente decidono di andare verso bagni, perché andando verso bagni la distanza rispetto agli avversari è un pochino più ampia, mentre il setup per verso short e verso fuori hook dà più vantaggio ai suoi agli avversari, a quelli che stanno in T-side, perché comunque sono in pistol. Quindi loro devono, sanno comunque che gli avversari sono in pistol, sono in eco round, quindi vogliono giocare molto sulla distanza. Vedete qua, vedete dalla minimappa come sta giocando la jet dei C9. Gioca molto molto lontana dagli avversari e cerca di prendere un cross, un off angle da short, no? Probabilmente anche sopra
sopra il track, se non sbaglio. No, non è neanche sopra il track. Lo vedete, questo angolo qua. E qua vede subito l'avversario, si spara, Tenz. E via, si fa la pick. Molto bene. Gli avversari adesso si stanno muovendo anche verso B, ma penso che qua non ci sia molto da fare. Il drone prende la info che c'è Sova su lunga di B. Sanno dell'omen su H. Sanno che c'è ancora un player foralmente fuori bagni. L'omen gira. Questa smoke è da parte del... di chi? Di quale omen? Vorrei capire un secondo questa smoke qui che ha fatto. L'ha fatta su omen, se non sbaglio. L'omen dei T-side, vediamo. Sì, l'ha fatta l'omen dei T-side, ok. They're gonna have plenty of guns to work with here in this next round. TSM's already down to three members left. The spike, not really anywhere near a site at this point. Sì. Però ti dico anche un'altra cosa, Fede. Ci sono team che sfruttano anche l'eco in un altro modo. Ovvero per sfruttano l'eco, vanno a giocare una default in eco per capire come gli avversari stanno giocando. Sfruttano l'eco round, che comunque probabilmente è un... cioè loro sanno già che questo round qui lo vanno a perdere. Quindi invece che staccare e provare un'aggressione fast on site, vanno semplicemente a gatherare informazioni, capire come il Killjoy mette la torretta, capire, visto che il round prima non penso che l'abbiano visto, no, perché sono morti prima, è finito prima il round, capire come prendono bagni, capire cioè tutte queste cose qui, così il prossimo round in cui loro fanno un buy, o comunque i prossimi round, sanno già cosa aspettarsi, capito? Poi in realtà c'è anche da dire un'altra cosa, che i team dovrebbero avere un setup preciso. Bella Nicola. Hanno un setup preciso per l'anti-eco. Quindi in realtà le info che vai a prendere, sì, possono essere worth, possono essere interessanti, ma in generale il setup che probabilmente avevano i Cloud9 in questo caso era un setup che magari poi riutilizzeranno, di prendere bagni così con la Phoenix, l'Omen aggressivamente e la Jet che guarda lo Fangol. Però probabilmente è un setup che utilizzeranno in quel modo lì soltanto quando gli avversari sono in eco, in economia, no? Non so se torna come concetto. Mi state seguendo oppure è troppo complesso? È troppo noioso. Troppo noioso. Meglio una bella live VOD review a gold. Coaching. Cloud9 just trying to hold on to this B site. That B combo bolt will not last for long. Va bene, si è perdonata. Likely looking for a late round A site hit as they're just causing a lot of rockets. Qua non è che ci sia molto da fare. Infatti si fa, vabbè, andiamo avanti, vediamo il prossimo round. Oh, questo round in realtà è molto molto interessante. Ah, di certo ci sono più cose da analizzare, certo, ma cose più interessanti più che altro. Non soltanto la quantità, ma la qualità delle cose da analizzare. Comunque sta acqua così, con questo un po' di vitamina, bevo direttamente della bottiglia. Vedi molti lurker? Purtroppo sì, ragazzi. Mi spiace che dovete lurkare. Beh, l'ho detto, io d'ora in poi cercherò di fare molte più review adesso che partono i first track, di fare review di pro team che a gold, perché è abbastanza noioso per me, e poi è un lavoro che, cioè, non mi dà nulla in realtà, invece mi serve molto di più analizzare queste cose, capire, no, per il mio lavoro, come ho già detto. Comunque, quindi spero che possa essere comunque interessante vedere queste review fatte in questo modo. Però vedo che comunque di persone, affluenza ce n'è abbastanza, quindi... Allora, mi raccomando ragazzi, non lurkate, perché se mi lurkate in chat, cioè, può
po' noioso. Cloud9 win this. Allora, round, vediamo un po'. Round that should statistically go in favor of TSM. It is not. Che state zitti in chat, nessuno che scrive, ascoltate, basta. Well. Grazie Makers Black Dog per il follow, benvenuto. Ok. Questo è un round importante. Nel senso che EC9, questo è il cosiddetto, come si chiama questo round qui? Vediamo se tutti lo sapete. Vedete che hanno esattamente le stesse armi di prima. Com'è che si chiama questo round? Vediamo se tutti in chat me lo dite. Per EC9. Bravi che avete la terminologia. Non è un eco, ok? Si chiama? Dai, tutti quanti, anche se l'avete già scritto, dai, scrivetelo tutti. Bonus round. Bonus round, dove non si va, grazie mister Cassano per il follow, benvenuto. Non si va a baiare, non si va a upgradare le armi, anche se, per esempio, Phoenix, Sova, Tenz potrebbe anche droppare. Tutti questi qui potrebbero droppare e prendere full armi. Quindi la cosa importante di questo round qui è che loro stanno ancora giocando con gli SMG. Avranno uno svantaggio sicuramente, perché SMG contro full AR, full Phantom, full AK, full Vandal hanno un leggero svantaggio. Quindi io mi aspetto da parte dei TSM, da parte, scusatemi, dei Cloud9, un round giocato molto molto più aggressivo probabilmente. Siete carichi per il torneo di oggi? Vogliamo vederci spaccare tutto. Io non gioco però, ragazzi, è il torneo di oggi. Se volete sapere, oggi io sarò in qualità di analyst. Fate punto scanotivo Vodafone. Allora, quindi io mi aspetto da parte dei Cloud9 un playstyle molto molto aggressivo in realtà, e giocare molto close range, perché appunto hanno gli SMG, no? Quindi non voglio, non, sicuramente non vorranno giocare a giocare passivi. Quindi voglio vedere adesso come giocheranno questo round. Vediamo che forse probabilmente l'Omen andrà di nuovo a tipparsi, sì. Entra di nuovo dentro. Ok. Phantom into this round and four specters across the rest. Vedete, giocano di nuovo nello stesso modo di prima. Cosa interessante però, vedo che la Phoenix dei Cloud9 va a prendere bagni. Ok, ho capito quello che stanno facendo. Non so se, ma uno con la R serve per avere una sicurezza long range? No, ma quello con la R, cioè può anche non averlo. Quello con la R c'era perché Tenz il round prima aveva preso, il secondo round aveva preso direttamente la R, e quindi è rimasto con la R. Però una cosa interessante che vorrei far vedere è perché come stanno giocando i Cloud9? Vi ricordate il TP che ha fatto l'Omen, no? Dient, che ha preso il TP instant, l'ha fatto al pistol round, giusto? Ma il pistol, la Phoenix, dov'è che giocava? Phoenix e Jet, dov'è che giocavano? Ve lo ricordate? Giocavano verso short. Uno in lamp, uno alla box, giusto? Quindi loro stanno cercando di forzare il team avversario. Esatto. Giocare il team avversario a pensare che Bagni sia pulito, quando in realtà non lo è. Perché adesso vedete che la Phoenix non sta più giocando il lamp, ma sta giocando verso Bagni. E ha già preso aggressivamente Bagni. Quindi adesso voglio vedere cosa fa Ace. Caduti nella trappola. Qua Ace ha erroneamente ha pensato che Bagni fosse pulita. Ok. Però qual è l'errore qua, ragazzi? Cos'è? Se dovessi essere il coach dei TSM, no? Qual è il problema? È che qua arriva questa smoke, no? Arriva questa smoke. Mi arriva questa smoke qui. Io qua sono un player che... Come posso catturare questa smoke? Oh, bravo, Albrek. Qua non può entrare. Considerando anche che loro anche sono i bonus run. Quindi entrare dentro la smoke senza sapere cosa c'è, da solo così,
È un po' un troll. Quello che doveva fare probabilmente Ace era di riprendersi la camera che adesso messa lì non serve più a nulla, aspettare quei 10 secondi e usare la camera per cercare se c'era qualcuno. Cosa che invece non ha fatto, erroneamente perché pensava, visto che l'Omen ha preso il TP, pensava che la Phoenix fosse verso short, comunque che giocasse verso short, perché quello era il setup del primo round, del pistol round. Vi torna come concetto, raga? Quindi qua Ace cade letteralmente facendo anche un errore microscopico, cioè microscopico dal punto di vista micro, quindi suo individuale, qua non doveva, ha fatto un errore della cam, perché non ha ripreso la cam e non ha canterato la smoke con la cam. E altra cosa, hanno sbagliato dal punto di vista macroscopico invece, perché sono caduti nella trappola dei TSM. Scusate, nella trappola dei Cloud9. Quindi a livello macroscopico hanno sbagliato. I Cloud9 invece stanno giocando, hanno giocato molto bene. In realtà poi hanno fatto solo una pick. Qua sono 5v4, non ho ancora finito il round. Ma perché mette la cam lì? La cam lì all'inizio serve per checkare. Vedete? È una cam di base che serve per checkare se qualcuno swinga a prendere informazioni. Il problema è che la Phoenix qua non ha preso informazioni. Non ha preso comunque la cam le informazioni sulla Phoenix. Arriva la smoke dell'Omen. Vedete? Arriva la smoke dell'Omen. Qua doveva riprendersi la cam e poi usare la cam per canterare questa smoke. Capite? Usava la cam qua deep. Adesso immaginate, aveva ripreso la cam, la usava qua e via. Beh, non puoi prenderla dentro bagni, perché poi dipende molto in quante persone sei. A volte puoi farlo, però se sei da solo non puoi metterla ista dentro bagni. Figurati Raffi, non puoi metterla ista dentro i bagni, devi aspettare. Poi dipende molto come vuoi giocarla. Magari vuoi prendere informazioni da lontano, a volte vuoi prendere informazioni da vicino. Comunque non è difficile che riesci a prendere, a mettere la cam ista dentro bagni. Comunque devi essere almeno in due. In questa default che stanno facendo i TSM, il Cypher sta giocando da solo in bagni. Perché se la distruggono è comunque una info. Sì, però il discorso è che se sei da solo non è facile. Entra in gioco. Adesso mi è difficile spiegarti. Però con i timing, con le barriere non è facile. Sei solo comunque, esatto. Per fare una cam bagni così, devi avere già la sicurezza che non ci sia nessuno a piccare. Ma infatti non doveva entrare così. Diciamo che sì, non aveva senso che entrasse qua dentro. Questo è stato un controllo. E guardate che bella questa cosa. Cioè, bellissima, mi piace molto. Mi piace molto. Cioè, guardate qua come la Phoenix che ha pushato dentro bagni. Loro si aspettavano probabilmente molta pressione su bagni. Quindi quelli che erano andati short sono andati aggressivamente a pushare. E guardate qua Tenz messo esattamente in un punto per farsi la pick su di loro. Guardate qua che roba. Peccato che Wardell se lo sia rifatto, se lo sia ripiccato. Però guardate qua che figo. Phoenix non sarebbe uscito fuori da bagni secondo me, ma ovvio che non avrebbe pushato fuori da bagni. Però guardate qua, cioè guardate che figo qua questa roba qui che ha fatto Tenz. Tenz che fa la pick, lascia via, scappa. Qua secondo me ha un po' sbagliato. Sì, ha sbagliato a ripiccare. Qua potevano essere 5v3, raga. Qua potevano essere 5v3. Qua Tenz ha sbagliato a ripiccare. Una volta che ha lasciato via, qua, una volta che lascia via, scusate se lo faccio rivedere, però voglio vedere bene tutto. Qua, guardate qua cosa succede. Fa la pick, dascia, smocca. Fermo, non piccare. No, no, non swingare. Qua sta swingando invece. Questo è il problema. Qua non doveva swingare. Infatti ci muore perché swinga. Se rimaneva tranquillo dietro track, qua non ci moriva. Ed erano 5v3, tranquilli. Non c'era bisogno che ripiccasse, che swingasse un po' fuori dalla trappola. 5v3. Però ha fatto molto danno alla jet avversaria, quindi non è malissimo come cosa. Qua la Phoenix usa il wall per tornare indietro. Questo è molto interessante questo movimento. Prende l'arma, buono. Quindi ha investito delle sue abilities per andare a prendere l'arma. Mi piace questa cosa. Ok, molto buono qua Relix.
I love how Cloud9 play the flank. E guardate qua, hanno intrappolato completamente gli avversari adesso. Infatti c'è l'Omene che è da dietro, perché ha usato il TP. Va a smoccare davanti a loro. Ah, Shinobi si fa piccare. Ok, molto buono qua. Mitch riesce a farsi la pizza su Brosa. Va bene. Ma ragazzi, devo dire che qua, macroscopico del gioco, parte macroscopica del gioco, della strategia da parte dei Cloud9, veramente immensi, immensi Cloud9, perché stanno letteralmente fregando a livello di mind game gli avversari, perché qua i TSM non stanno capendo esattamente cosa stanno facendo i Cloud9. Cioè, avete visto, ogni round fanno qualcosa di diverso, ogni round è una partita a sé. E l'unica cosa simile al round precedente è il fatto che vanno a forzare gli avversari a pensare che loro stanno giocando in un determinato modo, quando in realtà è un altro. E l'esempio che vi ho fatto vedere della Phoenix che va in bagni quando l'Omen aveva fatto il TP ed era andato, aveva preso il TP in short, è proprio l'esempio lampante. Tra l'altro, ragazzi, questo è un bonus round. Che cosa significa? Cioè, i Cloud9, questo side, a livello teorico e anche statistico, il side della difesa di Bind, praticamente se lo sono già portati a casa. Perché hanno vinto. Se in una partita tu vinci il pistol round, il primo round che è il pistol, e poi vai a vincere il terzo round, che è un bonus round, e quindi ti porti sul 3-0 così, minchia, sei già a cavallo. Cioè, hai già... Esatto. Loro, perché era un bonus round, quindi la loro economia gli permette almeno di bagliare altri tre round, un minimo. I'm going to do exactly that. And as I highlighted, this is not a round that TSM want to lose. Cloud9 have really shown some phenomenal prowess to kick things off on Vine. And we've seen a couple of early funny looks out of Cloud9 around that telly. So we'll keep a close eye on whether or not they continue to do that, but Cloud9 just looks so... Sì, tra l'altro prendono anche le armi, quindi non devono neanche baiare, certamente, come hai detto te, Resh, questo è normale. Ragazzi, colgo l'occasione intanto per, visto che siamo una settantina, per chi ancora non mi segue su Twitch, seguitemi su Twitch se volete supportarmi, e soprattutto seguitemi anche sui miei social, Instagram e Twitter. Fate punto esclamativo social e lasciate un follow. Ok, un follow e anche un like ai post, come volete. Va bene, in questo modo, in modo molto piccolo e gratuito, potete sostenere il mio lavoro. Mi fa piacere, Alberto. Oh, good. Early on. Va bene, Albrecht, alla prossima, non ti preoccupare. Vice at 6-0, yeah, that ace certainly helped. But Relics is showing up at action. Grazie Freina, grazie mille per il follow. Mi raccomando, raga, non seguitemi soltanto su Twitch, ma seguitemi anche su Instagram. Io aspetto anche follow su Instagram, ve lo dico. Allora. Ma su Brosa non forza un po' troppo quello scudone? Adesso vediamo. Bello, Lollo, bello. Ecco, sono in eco e vanno tutti insieme. Sì, probabilmente adesso pucceranno insieme. Ma sì, come ti ho detto, il primo eco probabilmente era un eco per cercare di prendere info. Grazie mille, Algard93, per il follow. Gli altri eco round probabilmente invece li fanno come dovrebbero farli, quindi pushando. Magari soltanto il primo eco round l'hanno fatto per capire come giocavano. Non giocate mai in solo queue, la gente è troppo tossica. By himself, initially bringing things. Beh, vediamo adesso come giocano l'antieco. Secondo te, se ho split tra un Omen e un Cypher, cosa sceglieresti se non ci sono smoker? Cosa intendi? Sono due ruoli completamente diversi, Nicola, Omen e Cypher. Però, cioè, se non hai smoker, prendi
tra avere uno smoker o no in team. Beh, meglio avere uno smoker. L'Omen, secondo me, in ranked è un personaggio molto molto forte e viabile. Beh, sì, sono in 3 in B, ragazzi. Sono in 3 in B in questo caso. Probabilmente perché... Beh, molto semplice in realtà. In realtà la metodologia con cui vai a pensare che in questo round potrebbero andare in B è molto semplice. I round prima non sono mai andati in B, non hanno mai fatto pressure su B, gli avversari sono in eco. B è un site che sicuramente per un eco round il B è molto più semplice da prendere, perché è molto più close range. Di conseguenza dici, va bene, lasciamo due player su A, che tanto in A può giocare letteralmente retake, ma poi può giocare molto sulla distanza, perché è molto molto long range a la, la site. Quindi vai a mettere più persone su side B, visto che su B probabilmente, se sono in eco, potrebbero venire in B perché sono in eco, in più perché non ci sono mai venuti. Va bene? Vediamo. Penso che qua l'Omen... Oh, ragazzi, guardate qua l'Omen cosa fa invece. Oh, guardate qua il playstyle. Guardate qua il playstyle dei C9. Cosa fa l'Omen adesso? Adesso va a fare un fake TP. Guardate qua, va a fare un fake TP. Relics looks good. Cloud9 looks... Ah, ha sbagliato. Ha sbagliato, unlucky. L'ha failato. RIP. Vai, RIP o F in chat. Dai, scriviamo tutti RIP o F in chat. F in chat per il buon Shinobi. Vabbè, allora, a livello meccanico ha sbagliato il TP. Però perlomeno, ragazzi, perlomeno l'idea ci sta, no? Perché tu per tanti round fai questa cosa di prendere il TP, e poi in questo round qui vai a fare il... vai a fare un fake TP. Però c'è da dire una cosa, ragazzi. Questo fake TP così si sente. No, non penso che l'abbia fatto apposta. Non ha senso fare... No, non penso. Però il discorso è... però sì, diciamo che questa cosa qui funziona. Però non so se funziona... Non so se funziona se gli avversari... Non so se da short quanto li senti. Mi sa che da short li senti. Quindi potrebbe funzionare questa cosa se gli avversari sentono che ha usato il TP. Perché se sentono che ha usato l'abilità, allora non ha molto senso, no? Sì, no, lo so che da short si sente. Però dico, devi beccare con un timing gli avversari in cui magari in quel round lì in T-side non c'era nessuno verso così close a short, capito? Se nessuno, la default degli avversari magari era nessuno verso short, ci poteva anche stare. O magari qualcuno magari andavano verso B. Probabilmente considerando che si aspettavano un rush su B verso B aggressivo in eco e non si aspettavano 5 persone in short, probabilmente l'ha fatto in questo modo. Non si aspettava nessuno verso short di A, capito? Capite, ragazzi? Però comunque l'ha failato. Good right now, but this is where it's... Dici? Dici che ha sentito la gente? Bringing things down to a 5v2 for Cloud9 was just absolutely beautiful. Vediamo. Aspetta, tiriamo via la musica così magari sentiamo. Relics looks good. Cloud9 looks good right. No, 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 non penso. No, 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 l'ha fatto instant. No, 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 non penso. Now, but this is where no, like you said it best. You run the risk of things getting a little out. Control here for TSM and they don't. Relics looks good. Cloud9 con questa roba che qui ha fatto. Qua molto male. Qua molto male. Qua Shinobi sta letteralmente trollando. Qua ci sarebbe da fare una bella individual pod review a questo player, una bella 101 e dirgli, ma che minchia stai facendo? Cioè, allora, hai filato il TP, ok? Quello che vuoi. Anche la panicata finale oltre al fail. Cioè, nel senso, adesso che hai tippato qua,
e non hai info e sei molto close a short e nessuno ti può dare una mano a short, perché nel senso non hai qualcuno che jiggle picka da lamp, qua non ha alcun senso che vada a usare. Adesso che sei molto close agli avversari, e non dovresti essere close perché gli avversari sono in eco, devi, la prima, nel tuo pensiero deve essere: ok, ho panicato, ho sbagliato qua, bene, me ne vado via. Sicuramente fare una smoke adesso qua così deep non serve assolutamente a nulla. Piuttosto vai a fare la one way. Ma anche qua, questi ti potrebbero, mentre stai tirando la one way, questi potrebbero swingarti e farti la kill. Quindi non ha senso questa cosa che sta facendo. Vedete che ha fatto una smoke molto deep, che non ha alcun senso. Adesso si gira e guardate qua, gli ha preso il timing. Cosa che poteva fare lo stesso mentre stava facendo la smoke. Qua la smoke forse non ci stava neanche, non doveva farlo. Qua ha sbagliato. Qua letteralmente contro questi eco, cos'è che fai? Giochi letteralmente lontano. Giochi sopra track, giochi dietro gate, giochi su heaven. Anche se ti smoccano comunque puoi piccare, ma non giochi così close. Quindi qua letteralmente Shinobi la sta trollando. E se vincono il round i TSM, beh, mi spiace per Shinobi, ma questa è una grande trollata. Questo è una grande panicata da parte di Shinobi, e dovrebbe essere bello strigliato dal suo coach e dai suoi coach. A little out of control here. Questo TSM è un grande mistake. They don't have a ton to work with as far as artillery goes. Adesso possono anche prendere l'arma. Fortunate there for Shinobi. They really preso l'arma. Parte con l'ultimate la Phoenix. Molto bene qua Phoenix che viene flashato, prendono una kill 4v4. Wardell c'ha anche l'ultimate, quindi in realtà in questo momento, ok, no, hanno perso l'arma perché la Ace è morta, ok. Quindi sono 4v4, c'è soltanto praticamente Wardell con l'arma in mano. Puliscono con that sandwich. Ok, finds a shot there with the sheriff. Things are now looking a little bit better. Guardate qua queste smoke. And we've seen how these tricky rounds sono molto, mi piacciono molto queste smoke. Mi piacciono molto queste smoke. Non mi piace le smoke che usa Tenz in realtà. Allora, non mi piacciono le smoke che usa Tenz. Minchia, esatto. Aspetta un secondo. Esatto, le smoke che vengono fatte dall'Omen, dei T-Side, dei TSM, sono molto buone perché permettono ai ragazzi dei TSM che sono in eco round, in post plant, cioè in post plant, a giocare molto close range. E quindi la value delle armi, delle AR da parte dei C9 è praticamente zero. Rest of TSM holding on to this A-shore position. Cloud9 no longer looking for that sandwich. They're gonna retake accordingly. Cioè, guardate che roba. Guardate che roba. Smoke da parte di Wardell. Guarda, raga, questa è tanta roba. Questa è tanta cazzo di roba. Cioè, questo è proprio sexy. Da pensare, da capire. Cioè loro, il Wardell e l'Omen dei TSM vanno a usare le loro smoke, le smoke della Jet, le smoke dell'Omen, per fare in modo che gli avversari, se si muovono, no, ma davvero è figo questa cosa, affinché gli avversari, se si devono muovere per fare i take, devono andare a fightare close range. Minchia, scusatemi, è questo un momento di eccitazione. Però vedete, guardate, altra smoke da parte di Wardell. Da parte di Sub-Zero, no? No, sì, Sub-Zero, perché è l'nome dei TSM. No, sì, dei TSM. Bella, Tormentus. La Durso aveva chiamato il Freeze a Johnny. Ma cosa state dicendo, raga? 2v3 1v3 Ai. Ti eri bloccato? Ma che si è bloccato, scusatemi? Si è bloccato qualcosa? Ah, ok.
Non capivo. Stavo già panicando. Beh, ragazzi, scusatemi da dire, ma questo round qui è stato trollato dall'omen dei Cloud9. Mi spiace, ma qua è molto semplice. Non puoi perdere un eco round a questi livelli. Contro un eco round giochi da lontano, giochi sui track, giochi dall'Igron. Cioè, non ha senso che qua muoia. Wow, attenzione. Grazie mille, Luke Magic 1, per la sub. Attenzione, anche Prime. Abbiamo tirato fuori Big Money qua. Attenzione. Grazie. Sarà l'inizio di un hype train? Sarà l'inizio di un hype train? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Oh my goodness, almost slips away. But the 50 round is... Comunque quel sexiest coach è da rivedere, TSM around, they desperately needed to win, can now start to balloon their own economy moving in the round ahead. And that was perfect for Team Solo mid there. And again, the Bladestorm, right? The Bladestorm that we talk about time and time again in an eco situation proving to be the difference maker. Wardell absolutely went off on that site, got a couple of... Whoa, Cecco, attenzione! Prime per 3 mesi! Grazie Cecco, grazie mille per il sub. Gentilissimo, grazie Cecco, super gentile. Grazie mille Beh, Hype Train, ci manca, mi sa, un terzo abbonamento e siamo in Hype Train, partiamo con l'Hype Train. Insanely important picks and Cloud9. Grazie Cecco, tu che mi segui dalla Overwatch, da Overwatch, dai tempi di Overwatch. Cos'è l'Hype Train? E quando inizi a fare tot sub di fila parte l'hype train. Ecco, a posto. Grazie Luke Magic. No, ne manca ancora uno. No, mi sa che siamo in 3. Grazie Luke Magic per aver regalato Luisone la sub. Gentilissimo. Grazie. Grazie. Ringrazia Luisone. Ringrazialo. Adesso ringrazialo. Grazie Luke Magic. That emerged victorious, but that time it was TS. Allora, vediamo un po'. Comunque no, dicevo, il round prima, grazie mille ancora per tutti i sub. Il round prima è stato trollato letteralmente da Shinobi. Ma infatti Shinobi, guardatelo lì sotto, siamo al quarto round, guardatelo lì sotto. Sarà già di no, cazzo raga, ho trollato, l'ho trollata. Però speriamo invece che non abbia questo mindset, perché sarebbe un mindset sbagliato. Però, come vi dicevo, vabbè, grazie mille, siamo in high brain, grazie mille Giovanejo, grazie mille per la sub, super gentile raga, gentilissimo, grazie, ecco qua l'high brain. Hai un tempo limitato per ottenere livello 2, possiamo arrivare anche a livello 3, abbiamo 5 minuti ragazzi, grazie Evolt, grazie mille per il follow. Grazie Giovanejo, grazie mille per la sub. Però scrivi qualcosa, non fammi soltanto la sub e basta. Partiamo. Allora, mi raccomando, non fatemi soltanto le sub, ma seguitemi anche su Instagram. Che è più importante seguirmi su Instagram che farmi la sub, no, scherzo. Allora, allora. No, come vi dicevo, in realtà questo round qui che hanno perso, non avrebbero dovuto perderlo, perché li avrebbe portati già sul 4-0 e sarebbe stato gigantesco. What? Oh my god, che sta succedendo? Oh mio dio, quante sub sono? Non sto più capendo nulla. Grazie mille Luke Magic per il regalo a Determit la sub, grazie mille. E grazie mille a Luisone per aver regalato la sub a Scappa92. È partito ormai. Gentilissimi ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Vi lobo, cuoricino. Grazie Toxic Nonno, grazie mille per il follow. Gentilissimi, vi amo. Ho deciso che non si guarda il VOD. No, dai. Guarda che posso anche... passerà il tempo a ringraziare. Io volevo vedere Salah e non vedere Joy. Vabbè, minchia, diventare ricco adesso, raga. Considerando, guarda, una cosa che potete fare è aiutarmi ad ottenere entro la fine dell'anno la partnership, così forse
un pochino più di soldi da Twitch potrei guadagnarne. Però in questo momento, senza avere neanche la partnership, guarda, guadagnare soldi da Twitch non è proprio... Fortunatamente non è il mio lavoro, lo streamer, però... Già che ci siamo, possiamo rivedere come hanno perso l'1v1 prima contro la pistola? Qual era l'1v1 contro la pistola? Dici round prima? Attenzione! Vabbè, Luke Magic. Vabbè. Grazie. Non so più cosa dirti, Luke Magic. Via, anche a Simon. A posto. Boh, non so, raga, non so cosa dirvi, cioè. Ieri 10 sub, oggi... Adesso quanti siamo di sub oggi? Non so neanche. Non so più a quante sub siamo arrivati. Penso che ne abbiamo fatte un 7-8 a questo punto. Grazie comunque, Luke Magic. Volevi il livello 3, va bene. Vabbè, dai, continuiamo comunque. Abbassa un po' il volume che quando... Ok, va bene. Va bene, Pandus. Scusami. Non ti preoccupare, Alberto. Ragazzi, come sapete, se volete sabbarmi, potete sabbarmi, gentilissimi. Se non potete sabbarmi, potete sempre sostenermi venendo qua ogni volta in live. Così arriviamo all'obiettivo partnership il prima possibile, nelle prossime settimane. E poi potete anche seguirmi sui miei social. Io lavoro tantissimo dal punto di vista dei social. Quindi, per chi non può farmi la sub, nessun problema. La sub is not required, ok? Bellambo, come stai? Andiamo avanti. One who thrived in the chaos. We saw in the opening round it was Cloud9 in the midst of the madness. Raga, non ho fretta. Va bene, a dopo Simon, bella. That emerged victor- Anche te, ciao Reshi, alla prossima. But that time it was- È una ragazza, Reshi, cecco. Quindi ciao bella. Al massimo. Anche se suona forse un po' cringe dire ciao bella, sembra un po' tipo... Ma chi ha vinto? C9? Sì, ha vinto C9, Pandus. TSM. Sei tipo ciao bella, sembri il vecchietto depravato. Allora, vediamo un secondo, no, cosa stanno facendo qua? No, raga, i sinali sono impazziti, raga. I sinali sono impazziti. Il bonus round è il round in cui hai vinto il round e hai tipo gli SMG e invece che scomprare è una specie tra eco round, è una specie di eco round però con le armi, un minimo di armi, nel senso che tu è una roba che fai inizio round, il secondo round dopo aver vinto il pistol, proprio quel round specifico in cui fai bonus perché vuoi fare in modo che scusate, il terzo round, perché non vuoi buttare al cesso l'economia, perché all'inizio del game l'economia cresce, no? E tu vuoi fare in modo che non vai a buttare al cesso l'economia. Capito? Se tu invece al terzo round inizi già a comprare, a upgradare, tipo l'upgrade delle armi, non è una roba che si fa. Non puoi farlo l'upgrade delle armi, capito? Non esiste. Questa su Bind TSM tre quarti overtime. Sì, è vero. Va bene, dopo guardo, Luke. Cloud9 in the midst of the madness that emerged victorious, but that time it was TSM. Non capisco cosa stanno facendo questi. Ma, ancora. Non ho capito che è successo. Non si guarda il game. Grazie Luca. Grazie per aver regalato la sub a Franchino. Grazie mille. Non si guarda il game, Red. Dai, fammelo vedere un pochino. Ok, va bene. Ora possiamo iniziare, va bene. Grazie. Allora, non capisco cosa stanno facendo però qua. I Sinon qua stanno trollando letteralmente, raga. Che cazzo stanno... Cos'è sto push? Cos'è sta roba che stanno facendo? Ma sono impazziti? Ma sono impazziti, raga. How? Cioè, ma questo è letteralmente... No, davvero, ignorante a cazzo duro qua.
Ma cosa stanno facendo? Perché stanno giocando così? Secondo me si sono incazzati da round che hanno perso prima in eco. Hanno detto, ah, oh, questo salto non possiamo perdere l'eco round. Adesso busciamo a cazzo duro. Boh. To Cloud9 find those openings. È molto strana sta roba che hanno fatto. They still have the advantage here in terms of who is left and who is not for Cloud9. Fault line to try to stop the showers push, but Relix is still in. Beh, e qua il problema è che adesso sono 3v4. Sanno che due sono in bagni, probabilmente sì, hanno la info che sono due in bagni. Condividiamo il ciuff ciuff. Esatto, gli hanno detto così. Esatto, hanno deciso di trollare gli altri round. Beh, non so se è la cosa migliore da fare, però penso che a questo punto qua, se io fossi Cloud9, probabilmente andrei a kippare. Andrei a salvare. Anzi, in realtà, ragazzi, la cosa migliore non è tanto salvare, ma più che altro, secondo me, tirare via l'economia ITSM. Sì, andrei a tirare via l'economia TSM. Vediamo cosa fanno. Sì, non vedete che non penso che cerchino il retake. Cercano a fare le kill. Forse vogliono soltanto fare le kill. Vogliono fare exit e basta. Tirare via economia TSM e basta. Penso sia la cosa migliore. Sì, sì, vedete che la kill joy sta già kippando. Per un momento pensavo che Mitch on the rotate was gonna be able to do something there and pinch them in, but he thought twice about it, shuffled backwards, and they are gonna play out. Sì, sto già kippando. Vediamo se riusciranno a kippare. Sì, sono riuscito a kippare. Va bene. Sì, hanno kippato, anche perché se non kippavano, probabilmente non so se sarebbero riusciti a prendere. Adesso non so se Mitch sarebbe riuscito a prendere l'operator. Sì, sì, hanno fatto bene a kippare, assolutamente, penso. Assolutamente importante per loro, e ora moving forward, TSM have started to build their own. Il senso di cosa, Aro? Non ho capito il senso di che cosa, Aro. Spiegami, perché non ho capito. Cosa vuol dire perché hanno fatto sta cosa? Dici di pushare oppure di kippare? Infatti, perché non capisco. Raga, quando fate le domande, per favore, cercate di essere precisi, se no non capisco. Sì, 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 ovvio che avrebbe giocato l'operator Tense, quello sicuro. Potevano giocare safe e vincere, perché pushare ignorante? Ah, ok, del push. Non lo so, ragazzi, purtroppo non sono nella loro mente. Come ho detto, il mio commento è, se devo fare un'analisi, un commento a freddo, così dico, che cazzo state facendo? Sì, perché era completamente a caso quel push. Economy, two rounds in a row. They've been able to save a lot of weaponry from that previous round. A very interesting look from Cloud9 to at least get aggressive and pack a punch at themselves, but TSM were still able to be none the wiser. Now moving into this one, this could tie things up 3-3, but Cloud9 still have sono formati dei cannoni. Allora, vediamo cosa stanno facendo i Cloud9 adesso. Vedo che Cloud9 they're sitting at 2400. And the loss bonus could be 2900 after this, but we'll see TSM a little bit spread out looking for. Non stanno giocando, hanno cambiato un po' tutto. Ok, perché hanno messo adesso Sova su A. Information, they'll have weapons online. Two rounds. Sova su A. They're sitting at 2400. And the loss okay, bonus mettono could be 2900 lì, va bene. After this, but we'll see TSM a little bit spread out looking for information and for the. Bella QWERTY. First time they're going to be hitting this side, a look that we haven't seen on a gun round yet from TSM. Oh, the last time the spike was here was a bloodbath. But the problem is, Simo, they're pushing right into all of Killjoy's utility. So they don't. It's just so insanely tough to get okay onto this site where Flash. Killjoy, excuse me. Sanno che l'uomo è su side DB. Tenzi fa la pick Waze che stava lurcando. Tenzi is going to get an opening pick on Haze on the opposite side of. Bella fede. The map, so there is no additional information to be gained there. They have to go B.
40 seconds or so and some change left on the clock. So che stanno cambiando, ok. Site where we have Vice. Minchia, la sculata qua, Wardell. They changed their mind. Wardell gonna find a late round shot there with the operator, but still flash means Mitch will be able to convert. Nano swarm to stop. Sono 4v3. 20 secondi. A questo punto qua penso che inizino già a ruotare. Lo sanno che sono su B. Sì, sanno già che stanno venendo su B. Hanno l'ultimate e Sova. Ecco, guardate la cosa interessante, che Sova di Cloud9 ha l'ultimate per stoppare il plant. Portal play is possible. For 20 seconds, it's perché si vede così? Aggressive looks, jumping in through Luka, TSM down to 3, man advantage to Cloud9. Sì, qua prende l'info che non c'è nessuno, va dentro Luka, probabilmente prenderà l'info che c'è qualcuno di Luka. Parte l'ultimate del Sova di TSM sul suo compagno. Intanto suo compagno. Ok, però si sono fatti il sight, buono qua. Ah, ok. Find anybody but the trade for trade, the 2v2 now is all that remains, but Ken is arrived, ancora per andare. Ok, allora mi piace l'idea di usare l'ultimate del Sova per mettere pressure, perché se voi vedete l'ultimate del Sova sono 3v4, il Sova dei TSM cosa fa? Ha spottato il tizio sul site, quindi cosa fanno praticamente? Utilizzano l'ultimate del Sova in questo modo: ulti la persona e non fai fare la kill al Sova che ulta. L'ultimate del Sova a cosa serve, ragazzi? Secondo voi? Cioè, guardate chi ha killato l'Omen e chi ha killato i Killjoy, il Lamp. È un ultimate, più che farli panicare, è proprio un ultimate, come avete detto tu. Il termine tecnico è creare spazio e forzonare l'avversario. Tu lo vai a zonare con l'ultimate, lo vai a zonare e in questo modo lo fai tirare fuori dalla sua posizione di tranquillità, di serenità, di safety. E il tuo compagno swinga la ultimate e picca con la tua ultimate. Stessa cosa, adesso poi lui fa la pick e poi muore dal Killjoy. Ma il Killjoy poi viene ultato, vedete, gli arriva un colpo. E mentre gli arriva il colpo, poi c'è il breach, che qua in realtà poteva evitare di droppare. Secondo me poteva anche evitare di droppare. Però ha droppato per andare a tradare sul suo Omen. Soltanto che purtroppo c'era l'ultimate del Sova. Qua sicuramente ha un'analisi dal punto di vista macroscopico. E questo round qui, secondo voi qual è stato il problema? Secondo voi, ragazzi, dal punto di vista proprio macroscopico, se doveste fare un'analisi dal punto di vista generale e macroscopico, qual è il problema da parte dei TSM? Qual è stato il problema principale, secondo voi? Cosa ha causato questa cosa? Troppo tempo, ragazzi, troppo tempo. Ci hanno messo troppo tempo ad andare sul site, considerando che avevano anche la ultimate, aveva l'ultimate del Sova, il Sova dei Cloud9. È stato non corretto andare così lenti, ma a prescindere in generale non è mai corretto andare su un site a 20 secondi dalla fine. Quindi il timing, troppo lenti. Quindi devono concentrarsi il prossimo round ad essere molto più veloci. A prendere spazio, a capire, a prendere informazioni. Grazie Nicole Binic per il follow, benvenuto. Mi raccomando, raga, non seguitemi soltanto su Twitch, ma seguitemi anche su Instagram. Fate punto esclamativo socials per seguirmi anche su Instagram. Se volete supportare il mio lavoro. And then again for Cloud9, the Blade Storm out of 10s. Allora, adesso vediamo cosa succede. Vediamo che i Cloud9 stanno giocando. Grazie Fieta Correlat per il follow, benvenuto. Anche con la S finale. Sì, boh, non lo so. È uguale, penso. Allora, it seems like every time the... Vediamo un po', vediamo che i Cloud9 stanno giocando questa volta in 3B. Anzi no, è come il round prima. Però il round prima penso ci fosse...
No, è giusto, è il setup di prima praticamente. Setup di prima con la Jet che va a piccare fuori i bagni. Sova. Ok, Sova si fa spiccare. Oh, guardate che sexy qua. Guardate qui la cosa, è molto molto sexy questa roba. La Jet sta fuori i bagni, guardate. Chi spacca la cam, chi si fa spottare dalla cam e la spacca? Il Sova. Poi, lui col Sova se ne va via. E guardate qua. Guardate qua la Jet che tiene l'angolo. Guardate. Pam, si fa la pick e va via. Baitato completamente. Neanche usare, non deve neanche usare il dash. E tira via l'operator all'avversario. Ora c'è il drone da parte dei TSM per cercare di prendere informazioni. Vedono che l'operator della Tense adesso è su Lamp. Usano la flash su di lui. Lui disingaggia giustamente. Parte la ultimate da parte del breach dei TSM. Cercano di prendere Lamp, ma Lamp era già clear. Giustamente TSM, scusatemi, Cloud9 avevano già lasciato Lamp perché avevano già flashato e sapevano comunque che c'era la ultimate del bridge. Quindi in generale, se c'è contro ultimate del bridge, contro ultimate aggressive di danno, non stai in Lamp. Questa è una regola generale. Bellissimo questo posizionamento da parte di Tense, che secondo me non si aspettano. Infatti è così, penso che non se l'aspettino per nulla. Qua cerca di scappare, ma non può fare molto. Qua partivano con uno svantaggio. Qua c'è una serie di trade e tradano e basta. Bella, Nickel. Buongiorno, buongiorno. Ora i TSM non hanno proprio un bel buy. Non so se andranno a forzare. No, mi sembra che non stiano forzando. Hanno due armi comunque, perché su Brosa e Drone hanno abbastanza soldi per prendere una R e tenere le armi. Avere comunque la possibilità, con quelle due armi hanno comunque la possibilità di vincere il game. Cioè di vincere il round, volevo dire. Bella Derp, come stai? Però il resto del team gioca un eco, quindi stanno giocando contro un eco di base, a prescindere che su Brosa e Drone abbiano il bye. Ragazzi, volevo ricordarvi intanto, per chi non sapesse, se non avete nulla da fare, dalle 16 fate punto esclamativo Vodafone, ci sarà il torneo del Lucca. Ciao Nautcar. Ci sarà il torneo Lucca Showdown by Vodafone, Power by Vodafone. Ci sarà anche Educoz, Stermi e Lunaris e altri streamer e altri giocatori italiani molto forti. Sarà un torneo Showdown, quindi a mixed team, quindi non full team pre-made. Però se fate punto esclamativo Vodafone, grazie QWERTY, troverete che ci sarò anche io a partecipare. Mi hanno invitato in qualità di analyst del torneo insieme a Sparker e Gugli. Su Wikipedia trovo i nomi degli armi di CSGO. Io non ci ho giocato e fatico a seguire AWP, SMG. Penso di sì. Tormentius. Magari non su Wikipedia. Non lo so. Può essere però. Va bene. Quindi ragazzi, alle 16 mi raccomando, vi voglio tutti sul canale di ESL Italia. ESL underscore it di Twitch, dove ci sarà il torneo. Mi vedrete anche a me, ovviamente, commentare la partita a fine match, perché farò da analyst desk. Va bene? Venite pure a spammare le mie emote, venite a spammare Forza Joint, grande coach Joint, big analyst. XD. No, niente, basta stronzate. Andiamo avanti. So well, unfortunately not able to hold it as Cloud9 responded really well. They find themselves up three rounds. TSM on a mixed buy here, you see a couple. Vediamo come giocheranno questo round che sono in contro un eco. Looking good for TSM so far. Ok, hanno preso l'info che Tense si trova su A. Molto cringe, bucache. Ah, guardate qua, la cosa mi piace molto, perché cosa succede? Loro cosa fanno? L'Omen va a smoccare CT Heaven, va a tirare una flash per mettergli pressure, e poi va a usare il TP in CT. E dovrebbe avere anche l'arma l'Omen, sì, fate così. Even though some teams are pretty
E poi loro girano completamente e vanno in B. Quindi stanno facendo pressure un fake su A. Perché hanno, hanno usato anche l'arrow. Hanno usato arrow, hanno usato tutto praticamente su A. Smoke, arrow, flash di Omen. Omen tippa verso CT e il resto del team pusha verso short. Every map has been defender sided across the board. Even... qua Mitch spara e si va la big. And now the weapon has been upgraded. We'll see now the rotation from Cloud9. They're not afraid to use the portal. They're not afraid to, use, to make a little noise. Lomind che è da dietro. Qua devono giocare passive. Se giocano passive. Oh, che bravi, che bravi che sono i TSM. Stanno giocando molto bene. Perché stanno giocando bene? Perché qua, guardate, loro invece che andare a planare instant, sanno che l'Omen è dietro, c'ha la pick sulla Phoenix. Invece di andare a planare instant, appena che ci sono due, forse tre player verso Uka, cosa fanno? Vanno su side, forse l'avversario ad andare su Uka. E poi guardate, non vanno a planare. Sanno che adesso l'Omen è dietro di loro. Se ne vanno via e se ne vanno su A. E guardate qua su Bros adesso ha lo spazio per farsi la pick. They've managed to get onto the site. They're gonna get some info there. Sabrosa spot, not able to get a kill, but gets info. They have lost heaven control. No. Now as they start to come in, Ward down loses a crucial gunfight. Now it's down to the 42. Sabrosa si fa la pick. Bravi due. How Wardell was not able to find that frag. Now it's down to Sabrosa, un'altra pick. They gotta defuse the spike. Sabrosa will answer back. Now it's the 2v2. The spray here from Sabrosa. He wants to try to stop the defuse for Relic. No, peccato. Find that frag. Now it's down to the 3v2. They gotta defuse the spike. Sabrosa will answer back. Now it's the peccato. Peccato. 2v2. The spray here from Sabrosa. He wants to try to stop the defuse for Relic. He's gonna come in from la domanda, ma il Sova qua non ha nessun arrow? L'ha appena usato l'arrow. Ho capito qual è il mistake. E questo è il mistake. Ah, tra l'altro, è vero. Perché sta usando la Deagle? Qua ha sbagliato non soltanto la roba che hai detto te, Luca, ma anche il fatto che lui aveva l'arrow. Cioè lui ha usato l'arrow 5 secondi fa quando non serviva a niente. Ma non serviva a niente. Piuttosto l'arrow la tieni in post plant, la vai a usare quando gli avversari defusano, per vedere se stanno defusando, per mettergli pressure quando defusano. Capito? Cioè tipo adesso è vero anche che sono 4v2. Probabilmente l'ha usata adesso perché voleva. No vabbè, in realtà no, questo non puoi dirglielo troppo, perché erano 4v2, quindi c'è cioè 2v4, quindi in realtà l'ha usata perché così poteva farsi la pick forse. Ci sta forse. Non si era reso del conto che aveva l'arma, sì. Eh sì, non se l'ha reso conto perché sta ancora sparando con l'arma. Beh, la Simoz. Ma sta ancora sparando con la Eagle. Qua Reltuk ha sbagliato. Qua semplicemente la cosa più grossa è che Reltuk non si è neanche accorto che c'aveva l'arma e sparava con l'Eagle. Se su Brosa prendeva il pick after la rotation era completamente diverso il round, sì. Ma più che altro c'è stato un momento in cui il round lui poteva vincere qua, tipo. Cioè tipo qua, quando loro vanno sul site. Ecco, qua le ha preso il timing, perché qua se lui andava avanti riusciva a farsi la Phoenix. Si faceva la Phoenix da dietro. E a quel punto lì andavano in parità numerica. Invece lui ha deciso di non andare a vedere, non andare a cercare. E niente. Ma secondo me potevano evitare di prendere proprio il TP. Potevano aspettare un secondo, non fightare, ma non prendere il TP direttamente su A. Secondo me dovevano aspettare che Sub Rosa da dietro, visto che non hanno. Sembra che non sappiano di Sub Rosa.
adesso gli andasse da dietro, gli facesse la pick, sulla Phoenix. Ma non lo so, la chiamo la Fenice. Non, una roba a caso, Luisone. Già altre persone mi hanno detto la chiamo Phoenix. La Phoenix. Ma non la metterei come regola Simoz. Però comunque il problema principale, a prescindere da prendere o meno il TP, è che qua bisogna dare lo spazio e il tempo a Subrosa di farsi la pick da dietro. Cosa che prendendo così il TP, boh, sia un po'... Bella Tormentus, madre chiama. Va bene, buon, buon pranzo. Alla prossima. They took the tally, Wardell's gonna get the heck out, and he's gonna get on to A. Likely gonna be able to get the spike down. They already have somebody at the pinch point as well, and who else but Subrosa to get... Però vabbè, c'è un po' la... Sì, hai ragione. Ma infatti... Sì, ma hai ragione. Ma infatti qua, cioè Subrosa qua doveva farsi la pick. Doveva fare in modo che si facesse la pick. Questi stanno swingando, stanno correndo a caso, non se l'aspettavano Subrosa. Subrosa ha giocato troppo pussy, secondo me, qua. Qua Subrosa la pick doveva farsela, se la poteva fare tranquillamente. Ha giocato pussy. Se si fosse fatto la pick, a prescindere che prendevano meno il TP, andavano in A, però comunque il round sarebbe stato molto diverso. Comunque. Ma doveva stare comunque in quel positioning lì, perché poi se doveva kitare, stava troppo aggressivo, poi non poteva kitare, l'avversario lo tradava. Sicuramente erano in due in trade. Quindi comunque poteva, veniva tradato, doveva stare in un punto in cui poteva sparare, farsi la picca e andarsene via. Vabbè, comunque, hanno vinto un altro eco round, quindi raga, incredibile. No, scusatemi, non hanno vinto, potevano vincere, se mai vedo, pensavo di essere vinto, no. Hanno rischiato però di perdere un altro eco round, i ragazzi di Cloud9, eh. Ora, vediamo come stanno giocando. Adesso si sono tornati a giocare... Ok, Sova su A, Phoenix e Killjoy dentro short. Extreme proficiency in taking sites back. Definitely a scary sight for TSM now. Il Sova pulisce bagni, vede che non c'è nessuno. E gira, penso. I've seen that tweeted like a million times. Finesse, one of those players. Ma Ten, se non sbaglia, essere sempre su A? Non dovrebbe cambiare? Ma non per forza, soprattutto una mappa come Bind. Nel senso, non è una mappa che comunque ti dà troppi... Dipende molto. Dipende, tu stai su side, dove pensi che gli avversari ti possano dare più pick. Non perché, non è che per antonomasia devi continuare a girare. Se sai che gli avversari vengono sempre su un site, pensi che gli avversari vengano sempre da quella parte lì della mappa, hai sempre la possibilità di fare una pick e giochi sempre in quel punto lì. Dici, sì, mazzo. Però comunque su B non giocano, anche perché giocano molto più con le torrette delle, cioè con le abilities del Killjoy. Quindi non hanno bisogno dell'operator su B. Però poi sono abbastanza sicuro che nel late game, magari nei prossimi round, non si metterà a giocare lì, eh. Oh, I'm so hyped, I'm ready. L'uomo in tippa. E adesso ci sarà la roba che avevamo visto prima, probabilmente. Fate così. Usciano fuori in tre. E così hanno il backup già su B. E adesso lavorano su B direttamente. Cosa faranno? Smoccano, probabilmente si resetappano. Vediamo. Ok, sanno della rotation e quindi vanno a girare. I wouldn't say they over-rotate, but they're like, oh, they tricked us. Well, let's try to trick them. So TSM, I think, will have the advantage here. So TSM has shown us... Beh, non è male come roba, in realtà, è sfruttare al meglio i TP per fare mind game, in realtà, su questa mappa. On the attacking side, the problem is Cloud9 has been able to handle everything that TSM has thrown at them. But now we're getting a different look. The problem, Simo, is that the rotation back towards B is taking too long. Cloud9 heard the telly go off, and they're like, okay, yeah, pull everything back towards A, but wait a
second, where the heck are these guys? You get the yips, you start waiting around, like... Sì, 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 ma infatti non ha senso fare questi, questi giri così. Where the heck are they? So you rotate back, and then... Ma pensavo stessi parlando in generale di prendere il TP ogni round. No, pensavo stessi parlando... pensavo parlassi del TP a inizio round, magari, quello che ha preso l'Omen. Secondo me quella roba che fanno con l'Omen ci sta come roba. Però non ci sta che prendano il TP e poi vadano in A, vogliono andare in A e poi girano su B lentamente in contact. Cioè. È normale che finisca così. Loro bettano. Non plano, cioè, è normale che non planino. Cioè, che cazzo devi fare? 5v4. That was the ah, 10 secondi dalla fine. Sono molto molto lenti TSM, ecco. Ma secondo me è semplicemente perché stanno cagando sotto. Stanno giocando molto cagati, probabilmente. Penso che si stanno giocando molto cagati. E questo fa sì che TSM giochino in questo modo. Cioè, siano. Finisca che molti round arrivino a 20 secondi alla fine. Sì, 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 assolutamente. Questo non è il primo round che sbagliano perché giocano molto slow. Anche il round prima con l'ultimate del Sova. Not in favor of TSM there, and while it was a slower rotate towards the B site, they were making sure that they were dotting their I's and crossing their T's. They did not want that. Qua sono in un altro eco round praticamente, sì. That has been so potent. Vediamo se giocheranno. Forse giocano con drone, che è l'unico che. Ok. Lasciano. Come vedete, allora non so se è fatto apposta in questo caso. No, ok, non volevano farlo. Hanno capito. Vedi? Cioè, anche qua semplicemente il fatto che qua stiano comprando. Drone e Subrosa abbiano comprato così a caso. È indicativo del fatto che ci sia confusione nel team, secondo me. Cioè, il fatto che TSM adesso non hanno neanche indicazioni, non guardano neanche. Cioè, quando succede una roba del genere, vuol dire che la tua mente è già mindfuckata. Cioè, sei già mindfuck. Perché non puoi in un round del genere, non guardi neanche l'economia. Subrosa e drone istabaiano. Cioè, questa è un'indicazione del fatto. È un indicatore del fatto che secondo me non sono super focused. Non ci sono al 100% perché comprano, non guardano neanche l'economia del team. Magari l'in-game leader non colla neanche l'eco. C'è confusione sicuramente nel team di TSM, no? Perché infatti qua baiano e poi tornano indietro nell'economia. Guardate, vedete? Adesso capiscono. No, è un eco round. Facciamo eco. Non saprei. Non saprei. Ian. Let's just take it slow. Sì, hai ragione, Simoz. Non ha fatto nulla. Non si è preso nessuna. Ma sì, ma perché sto pensando anche, forse probabilmente su Bind ci sono alcune mappe. Secondo me su Split è molto forte il Breach, ma sulle altre mappe adesso attualmente, boh, sembra che non sia così forte. Bella Reach. Oh, ci becchiamo stasera, ti commento, eh. Mi raccomando, fai delle belle play così ti posso analizzare. Ti analizzo tutto, Rage, ok? Allora dico exotic pick by Rage. Bella QWERTY, alla prossima. Not playing aggressively, right? And Wordle was waiting for it. You saw him use the Bladestorm, wait for something pushing through showers. Nobody pushes. Cosa stanno facendo adesso? Sono confusissimi i ragazzi dei TSM. To try to establish some semblance of information. TSM. Su Ascent è molto forte. Non lo so. Voglio rimborsare la mia sub joint, non mi caga. Beh, Lumi, no, ma mi hai scritto qualcosa, mi hai fatto una domanda. Non so, non penso che sia così forte, anzi penso che sia una delle mappe in cui prende meno value Breach. Oh, finalmente hanno un setup canterico. Vuoi essere mio amico? Va bene, Lumi, ma siamo già amici. TSM. Oh, finalmente un setup di anti-eco. Vedete, come dicevo prima, questo è il setup che va a giocare contro un eco. Oh, con la flash. Fa la pick tense.
Chi trova un amico trova un sensore. Ma no, 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 come fanno a farsi trovare? Che cazzo stanno facendo qua? Che è successo? Ah, perché le ha smoccato davanti la jet avversaria. No, no, no. Sì, doveva beccare. Non doveva continuare a piccare. Considerando anche che aveva bisogno del suo, il suo aiuto. Aveva bisogno del suo uomo l'aiuto in lamp. Sì, se usato bene sicuramente prende value. Però deve avere un player che sta letteralmente FK purtroppo nel team. Ah, 2v1. No, no, ti prego, no, no, non farlo. No, non swingare, aspetta il tuo compagno, no. Perché swinga qua? Perché swinga il Mitch? Perché swinga Mitch? È 2v1. Perché sa swinga? Chi ti ha detto di swinga? No. Wardell factor is in play. He's gonna find early on to Mitch down to the 1v1. Wardell up against Relics. Wardell gonna play the patient game as is Relics. 30 seconds left on the clock. If Wardell opts in to go towards that B site through the portal, there is a turret and there is an alarm bot waiting for him, but he is going to look for the frag instead. Relics waiting with the angle, but they just see each other like ships passing in the night. Now it's daytime and there's 40 seconds left to plant. Wardell sprints on over towards the site. He's going to be stopped here by the alarm bot, by the turret, but he's just going to dash on through looking to get that spike planted. Oh, wow. L'ha doggiato la torretta. He gets it down. Come faceva a sapere che non lo prendeva lì? 2 seconds left on the clock. The flash comes through, but Wardell does not get flashed. 74 HP. The dream has now come. Si strappa la camicia. Così tipo. Marriage Wardell, scary sights for Relics as Wardell. Sì, ma non è che ha vinto lui perché l'ha glacciata. Sono i Cloud9 che sono dei bot. Cioè, che cazzo. Situazione di 2v1, perché mi va a swingare il Mitch? Il Mitch, perché mi vai a swingare in 2v1? Ti prego, perché vai a swingare qua? Il Mitch, è 2v1, non andare a swingare. Non andare a swingare. Che minchia fai? Non lo so, all'inizio dicevo che è un super... qua però questi sono errori proprio banali. Mi sa che Cloud9 non sanno giocare contro gli Echo Round, letteralmente. Il Mitch è reportato, sì. Il Mitch è assolutamente reportato. Bannato da tutte le competizioni ufficiali di Valorant in NA. No, non è vero che sono errori da NA Rage. No, 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 smettiamola con queste stronzate NA e U, perché letteralmente questi sono errori che qualsiasi team anche in Europa fanno. E trollano, dai. Non diciamoci stronzate, va. Bella Gorgon. Sì, adesso finiamo, facciamo ancora qualche round e poi finiamo qua, che devo andare a mangiare prima del torneo di Lucca. Perché devo prepararmi. Come vedete sono anche incamiciato apposta, eh. Mi vedrete bello incamiciato con il mio taccuino a prendere appunti. Alarmbot never went off. Like all of the defensive measures that were put in place to stop that exact play were... Sono sopravvalutati? Beh sì, hanno perso contro Cloud9. Verde a palline? No, 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 purtroppo no. Mi spiace. Aspetta un secondo. Scusatemi, devo rispondere a un messaggio.
onto the site because of the angle that he held. No, sto parlando con quello di Valorant Italia. Quindi era più interessante Genji contro Envy. Boh, io ho preso questo game perché stavano giocando Bind, era una bella Bind combattuta. From TSM to get a third round on the board to try to keep this first. Bravo, non si usa il telefono durante la lezione. Sì, ragazzi, stavo parlando con quelli di Riot. Io leggo World al 41 spettatori, Joint 72 sotto. Secondo te Moira è in meta? Sì, è meta. Competitive because of how Wardell. Allora, vediamo un po'. Never went off. Like all of the defensive measures that were put in place to stop that exact play were nullified because of how Wardell. Ma cos'è che stanno facendo però? Io non le capisco queste default che stanno facendo TSM. Non so quando uscirà Claurizio, hanno deciso di posticiparla. Huge play from TSM to get a third round on the board to try to keep this first half competitive. Cloud9 is not out of the woodworks yet, folks. Irreali. Sono andati tre da. Fatemi rivedere. Questo è un exec letteralmente, non è più una default, ok. My bad. Pensavo stesse facendo una default stranissima. Allora, vanno tre da. Ok, Smoke. Ok, Smoke fuori. Ok, va bene, ho capito. Ah, ho capito, questa è un exec. Sì, sì, ho capito che è exec. Ok, qua se li fa da dietro, mi sa. Sì, infatti, Wardle se li fa da dietro. Questo è un exec. Ecco, questo è il motivo. Ragazzi, questo è il motivo per cui avere un team che gioca con la Jett in T-side, potete fare queste robe qui. Questo è il playstyle che devono adottare i TSM. Secondo me. Vedete? Cos'è che hanno fatto? Vi faccio vedere quello che hanno fatto praticamente. Va bene? Ve la faccio rivedere su Strattat. Ve la faccio rivedere su Strattat così vedete. Allora, se vi interessa, questo è un exec. E in questo gioco, secondo me, l'exec. Non sempre, però fare qualche exec ci sta. Soprattutto in alcune mappe come Bind. Secondo me Bind è una mappa che porta molto a poter fare exec e giocare magari meno di map control. Ma non per forza. Però ci sono. Se giochi una comp con la Jett, secondo me in T-side la Jett è fortissima. Ma in rank trovo compagni che fanno la stessa exec, solo che perdiamo. Allora, vi faccio vedere quello che hanno fatto. L'exec da parte dei. Segnatevela, perché è un exec che in realtà se ne possono fare tante. Allora, praticamente quello che hanno fatto, abbiamo la Jett che va da qua, va da Bagni, insieme a che cos'altro? Abbiamo anche, allora, abbiamo l'Omen che va da, l'Omen e il Sova che vanno da Short, poi che altro abbiamo? Abbiamo il Breach che va da Bagni e anche poi il Cypher che va da Bagni. Com'è che l'hanno fatta questa exec? Allora, l'exec principalmente è quella di riuscire a mettere pressure, l'idea dell'exec è riuscire a mettere pressure verso l'AMP e riuscire a prendere gli avversari da dietro, ok? Allora, il motivo per cui l'Omen è qua è semplicemente uno, ovvero che l'Omen possa andare a mettere pressure con la sua flash. Le smoke, dal momento che i suoi compagni vanno in tre da Bagni, le smoke andranno a cadere una qua. Per chiudere fuori i Bagni andranno a cadere una qua e l'altra qua. Ok? L'idea dell'exec è questa. Letteralmente i tre pushano. Ok? Vanno a pulire ovviamente fuori i Bagni. Devono pulire questa zona qui. Bench, boost, come lo chiamate voi. Magari con una flash. Probabilmente qua c'è anche il breach qua. È molto forte. Si è tappato perché da Bagni può fare una stun che prende tutto questo. Tutto questo e anche una parte di Heaven. C'è una stun che praticamente è fatta in questo modo, dritta per dritta, va a prendere sia Heaven tutta questa parte qui. Cosa succede? Wardle va, nel momento in cui l'Omen va a flashare, usa la flash in questa parte qui della mappa. Qual è la flash? Questa qui. Usa la paranoia fatta così, ok? Wardle va a dashare dentro la smoke. Probabilmente si rismoccherà sotto i piedi. Non so se ha smoccato anche qua e qua. E si ritrova la gente che erano qua.
vengono clampati dalla flash, vengono forzati ad andare indietro dalla flash e Wardle è già dietro di loro. Ve lo faccio rivedere. What angle that he held. So huge play from TSM to get a third round on the board to try to keep this first half competitive. Vedete? Flash. Cloud9. Lui dasha. L'Omen usa, guardate la cosa interessante, che l'Omen dei Cloud9 usa la flash in short, letteralmente per nulla. Esatto, ma qua secondo me, scusatemi ancora che stavo rispondendo a dei messaggi importanti, ma secondo me qua il punto è che questo run qui viene fatto in questo modo perché hanno capito, probabilmente il coach le avrà detto, l'avranno capito loro, che il playstyle che stanno adottando i TSM è sbagliato, è troppo lento, come hai detto anche te Simo, stanno giocando troppo lenti, quindi qua c'è un cambio completamente di tempo e iniziano a giocare di exec, capito? Ma è controflashate perché di norma se tu sai che l'Omen ti flasha da short, tu vai a flashare dalla stessa parte del short. Però in questo modo va a vetare la flash dell'Omen, capite? E la Jet può letteralmente dashare dentro e prendersi l'avversario. E questa roba qui la puoi fare solo se giochi Jet. Ma il coach parla in partita o non può farlo? In teoria, dalle regole anche del first strike, da quello che ho letto, il coach può parlare soltanto in pre-round. The blade storm, and now as they start to come onto the site, that's one blade that connects. He's gonna refresh that Wardell to be a nuisance. Now Tenz trying to reposition. Unfortunately, he's the e via, vincono il round, penso 4v2. Non penso che vadano. Ok, rischi. Line's gonna help out with that wonderfully executed. Now it's just down to relics. You know exactly where he is. Va bene, buono, buono. Vediamo l'ultimo round. For TSM, that's huge, right? That keeps the second half competitive, and it's been Wardell leading the charge, 12-8. Looking like he's thinking, all right, he is going to take that operator into this next round. TSM somehow again giving. Sì, allora, teoricamente, poi è normale, è ovvio, come ha detto anche Simoz, è ovvio che poi il coach può parlare, cioè, parlerà quasi sicuramente anche durante il gioco. Cioè, è normale che poi succeda questo. Diciamo che, ai fini del lungo periodo, ragazzi, non ha senso per un team avere un coach che parla durante il gioco, perché poi nei momenti in cui si faranno delle offline, delle LAN, il coach non avrà letteralmente la possibilità di parlare, quindi sarebbe controproducente per il team avere in prac e in vabbè in prac e in torneo online avere il coach che parla. Find themselves in a very good situation. Furthermore, they have four ultimates to work with. You just saw Relics pick up the Reddit back. And he's adesso rifanno la stessa exec. Sì, stanno rifacendo la stessa exec. Con la sola differenza che adesso l'Omen tippa in CT. E usano anche l'ultimate. Wow, no, Subrosa, no. Rosa, he was trying to stop. Plank coming in, or sorry, stop the retake coming in. Il coach letteralmente su CS puoi parlare soltanto quando non sta giocando, quando il team non sta giocando, quindi nei pre-round principalmente, poi vabbè anche nella pausa. To be able to take it down. They've got a Hunter's Fury of their own. Twice just trying to track Cutler. Almost finds him. Almost finds Wardell as well. But now 4v4. Infatti, giustamente, fortunatamente, i ragazzi di TSM hanno giocato con Clanmi. Ma scusate un secondo, però. Non avevo ultato la Killjoy? Ah, l'ha distrutta. Ha distrutto la Ultimate con. Ok, guardate, questa è una cosa interessante. Che in realtà è molto semplice da fare.
quando giocate contro una Killjoy e usa l'ultimate, voi siete Sova, avete l'ultimate del Sova, usare l'ultimate del Sova per distruggere l'ultimate della Killjoy. Questo è quello che è successo. No, non si prende a caso, davvero. Lo fa, cioè, una roba semplicissima, eh. Lo fa chiunque, lo facciamo, cioè, lo fa qualsiasi team, lo facciamo pure noi, nel senso, non è una roba. Anzi, a inizio round si colla, hanno l'ultime del Killjoy, io di norma succede con Edu, glielo dico, guarda che hanno l'ultime del Killjoy, lo facevamo anche con Quick, quando Quick giocava al Killjoy, tieniti l'ultime del Sova per spaccare l'ultime del Killjoy. Però è una roba che non sempre succede, non sempre l'ultime del Sova per il Killjoy, capito? He's just trying to track Cutler, almost finds him, almost finds Wardell as well, but now playing close is going to be drone. He's waiting on the opposite side. Sì, ma lo sai dov'è l'ultimate del Killjoy? Lo vedi? Can a multi-kill come through for drone? He's open for it, finds two in the round, can he find another? Minchia, drone. Bravo, drone. Bella, bella, Gordon, alla prossima. Buon pranzo. Anch'io tra poco stacco, tanto. Ciao, Shizuno99. Ragazzi, mi raccomando, se volete sostenere il mio lavoro, seguitemi su Twitch, lasciate un follow su Twitch, lasciate un follow su Instagram, lasciate un follow su Twitter, fate punto esclamativo social per seguirmi sui social. OnlyFans. Va bene, 7-5. Io direi che guardiamo questo pistol e poi ci stoppiamo qua, ragazzi. Bella, Luke, dopo leggo Discord. Grazie mille per, non so quante sub hai fatto, penso 4 sub. Grazie mille, sei stato gentilissimo, ti voglio bene. Consigli su un Cypher che gioca da poco? Sì, ho fatto un po' di live, Shizuno. Adesso non ho tempo per parlare di questo perché vorrei finire questo. Però se fai punto esclamativo YouTube, cioè il mio canale di YouTube, ci sono un po' di live. Forse che ho fatto anche dei coaching su Cypher. Puoi vederli ad altri player di livello anche basso. Vediamo un po' come giocano questo pistol e poi ci torniamo qua, ragazzi. Questa pubblicità. Vediamo. Of Cloud9, and it wasn't the exact same pinch point that we were talking about earlier with Sub-Rosa. It was a little bit further back, but the pinch point was there. They held it, and they were able to keep Cloud9 at bay. Allora, mi piacciono quante smoke che stanno facendo. Ma è stato skippato qualcosa, però mi manca come si è arrivato a queste smoke. Mannaggia i caster di sto gioco che... Ok, chi è che ha fatto... Ok, allora, hanno fatto una smoke davanti. Ah, l'Omen di TSM ha fatto una smoke davanti a sé, perché? TSM responding very nicely to close out that half. Non sto capendo, sono confuso. Shots through the double box. The rest of Cloud9 pushing through the showers. On the opposite side awaits Wardell, and he does in fact hit those. He don't miss. Hoping on the other side is Relics that he does miss because he's about to get a world of pain. Now it's a fake execute towards the beast. Ah, ok, stiamo facendo fake su B. Vediamo come la fanno la fake su B. Hoping on the other side is Relics that he la Jet dash. Ok, flash di Omen e poi dash della Jet. Ok, stiamo fakeando su B. Va bene. Now it's a fake execute towards the B site. Tenz actually dashes forward. And this is a quite the fake for Cloud9. Non mi convince molto questa roba che stanno facendo i Cloud9. But Vice is down and out of commission. We're seeing action on both sides. And still TSM are holding down both sides, but Cloud9 have already lost. Buono, ha fatto la pick. Now it'll be traded. Cutler will fall 10 deep back in the elbow. The smoke here to try to help him escape. Buono, probabilmente gireranno su B, vediamo. Wardell still like a rock, unmoved on that A site. And the spike is actually staying over there, right? Like, it looked like they invested resources to get some info on the B, but it was all a fake the entire time. But the fake was actually a fake for the fake. I'm losing all of the fakes to keep up on it. No, non prendeva. Wardell's able to get one. Relics is able to trade it out. They're going to get the spike. They're going to get it down. A planare. Un HP. Wow. Relics. Relics got taken out before he was able to get the spike down. Shinobi is able to get one, however. 1v2, ma basso di vita. La son qua. Ma... Ma. Vabbè, ragazzi, io direi che
se tutto va bene, ci vediamo di nuovo domani. Che magari continuiamo questo game qua. O magari ne vediamo un altro. Vediamo, non so ancora. Ogni volta magari cambio idee. Io comunque vi ringrazio per essere stati così numerosi per quasi una decina di sub oggi. Quindi sono contento. Ci becchiamo domani in teoria per le 12. Però anzi, prima di domani, ci vediamo stasera, anzi alle 16, sul canale DSL. Fate punto esclamativo Vodafone. Venite, perché ci sarà il torneo di Vodafone. Io sarò analyst insieme a... Sono stato invitato a lavorare come analyst insieme a Sparker e Gugli. Vi aspetto su ESL. Devi fare punto esclamativo Vodafone, non team. È Vodafone, non team. Vi aspetto sul canale di ESL. Numerosi, ragazzi. Va bene? Ci sarà anche Educos, ci sarà anche Stermi come giocatore, ci sarà anche Lunaris, ci saranno tante cose molto interessanti. Quindi io vi aspetto dalle 16. Va bene, ragazzi? Noi ci becchiamo domani invece sulla live con il coaching. Va bene? Io adesso vi osto il buon Edu. Spero che stia ancora giocando, ma penso, sì, penso che farà una tirata con il torneo. E così lo vedete giocare. Va bene? Ragazzi, alla prossima. Ci vediamo. Grazie mille. Lasciate un like, lasciate un follow su Twitch, su Instagram e Twitter. Bella, un bacione.